Ciao a tutti e come sempre ben trovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic, tutto quanto è Lenormand e oggi con il Grand Jeu Lenormand e Petit Lenormand andremo a vedere l'energia della settimana che va dal 19 al 25 di giugno. Naturalmente sapete, per chi è qui spesso, ma anche per chi non fosse qui, sapete che questo non è un interattivo come gli altri, nel senso che è interattivo perché potete andare a vedere le diverse parti del video seguendo il link in descrizione, ma sono energie generali, quindi è una stesa unica, articolata appunto in più sezioni. Andremo a vedere prima la frase, diciamo, che caratterizza la settimana con il Grand Jeu, poi faremo un petit tableau per vedere quali sono i punti salienti e poi, non contenti di questo, faremo anche una lettura giorno per giorno, sempre con il Petit Lenormand, insomma, così per andare a cercare di colmare magari qualche lacuna di notizie che potremmo riscontrare nelle stese iniziali. Vi ricordo che sono stese appunto rivolte a tutti, senza distinzione di genere o di orientamento, e che però la carta numero 29 viene usata appunto come segnaposto per rappresentarci tutti quanti. Bene, allora direi che con questo possiamo partire, perché non dovete scegliere nulla. Intanto appunto vi ricordo che resta ancora in programma il corso avanzato di Oracle G. Seguirà forse qualcosina ancora per il mese di giugno, ancora non lo so, naturalmente consultate il calendario alla voce corsi del sito. Per quanto riguarda il resto, nel frattempo io traslocherò e ci troveremo, spero il prima possibile comunque, a parlare appunto di tutte le attività. Vi ricordo intanto, per chi fosse interessato, che c'è sia sul mio sito sia su quello della libreria esoterica la possibilità di iscriversi al corso in presenza, che si terrà nei giorni 30 settembre e 1 ottobre. È un corso unico articolato su 2 giorni. Bene, detto questo, direi che è il momento di partire, quindi iniziamo subito. Naturalmente sapete che questo mazzo, che a me è tanto caro, insomma, che raccoglie un po' tutta la sapienza di Mademoiselle Lenormand, è quello da cui andiamo a prendere 3 carte per vedere proprio la parola chiave, o meglio la frase chiave, scusatemi, della settimana. Per la parola chiave, visto i tipi di stese, non credo che ci sarà bisogno d'altro. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua per la settimana dal 19 di giugno al 25 sempre di giugno. Sperando di averle messe dritte, se no le raddrizziamo in corsa. Allora, via, che poverine, tanto carucce, ma tengono tanto di quello spazio. Allora, cosa abbiamo qua? Dunque, un 4 di quadri, l'asso di fiori e il 10 di quadri. Direi che come stesa è da una parte super incoraggiante, no? Perché comunque adesso vedremo quali sono gli aspetti che mi piacciono di più. Inizierei con la parte non meno bella, però insomma dove c'è bisogno un po' di prendere la rincorsa, nel senso che bisogna è vicina alla vittoria, questo ci dice questo 4 di quadri in questa posizione. È sicuro anche che siamo protetti dalla buona sorte, no? Quindi è la riuscita in tutto, l'asso di fiori, quindi addirittura non abbiamo neanche la delimitazione del campo d'azione. Bisogna prendere però forza per fare quest'ultimo pezzo, nel senso che sappiamo, abbiamo già capito che siamo vicini alla vittoria, ma manca ancora l'ultimo rush, no? Quello proprio finale, e per poterlo fare in modo, diciamo, più agevole, da veri pigroni, insomma, quando uno arriva alla fine di una lotta, di una battaglia, e vede che si è vicini, un po' le forze tendono a lasciarci, no? Ma non perché siamo fannulloni o pelandroni, ma perché insomma basta. Ecco, qui bisogna tenere alta la guardia ancora un po' per arrivare prima al traguardo. Il suggerimento di questa carta messa proprio in questa posizione è di stare attenti a quelle che, voi sapete, io non amo la parola coincidenze, ma sono le sincronicità o ai segni. Una parola spreco su questo argomento, quando insomma lo dico io, ma non l'ho inventato io, di stare attenti ai segni, alle sincronicità. Ecco, non è che tutto va interpretato così, alcune cose
Sì, ma non tutto, perché altrimenti non si vive più, anche perché se noi interpretiamo ogni piccola cosa come un segnale, molto spesso possono le due cose andare in conflitto. Quindi, quando è proprio qualcosa che ci capita, sotto il naso, che avviene, magari cambia un po' i piani, quando c'è una, chiamiamola coincidenza, insomma, per come viene definita comunemente, allora sì, noi dobbiamo stare attenti a questi segni. Quindi non è che tutto è un segno del destino, ma quelle cose che evidentemente si discostano magari da quello che ci aspettavamo e sembrano segnalarci in che direzione è meglio andare, allora sì. Bene, allora per questo tipo di segnali, per questo tipo di indizi, qui c'è la raccomandazione di essere attenti. Vuole anche dire semplicemente di non lasciarli cadere, perché molto spesso noi diciamo, ah, toh, guarda che coincidenza, e poi pensiamo a tutt'altro, anche perché insomma ognuno nella propria vita ha tanto altro a cui pensare, che voglia o no, no? Invece qui è proprio una raccomandazione, non lasciamo cadere questi indizi, questi segni, perché sono quelli che ci aiuteranno ad arrivare prima a questa riuscita completa, perché comunque l'asso di fiori, come dicevo, non è neanche delimita, non delimita il campo, riuscita in affari, riuscita in amore, riuscita nel lavoro. È proprio una carta di assoluta protezione e di sicura vittoria che noi già sentiamo arrivare. Se avessimo qualche piccolo intoppo da dove siamo al traguardo che è già lì, ma c'è qualche problema, sappiamo già che ci arriviamo ugualmente e qui abbiamo lo strumento, no, per poter arrivarci prima. Questa è la frase, direi che insomma, per essere quella che caratterizza la settimana, magari non è precisissima su una cosa o sull'altra, però insomma, visto la portata della frase, quasi meglio così, perché è una frase che garantisce proprio buona sorte in tutto e la riuscita in tutto, quindi direi che possiamo anche essere soddisfatti. Allora, come sempre, adesso è arrivato il momento di vedere il nostro petit tableau. Come sempre è il momento di dare la prima mescolatina. Cane, non è una carta super dinamica come abbiamo visto invece essere lo spirito del Grand Jeu, però è una carta rassicurante che garantisce fedeltà a se stessi, agli altri e da parte degli altri. Vediamo. E infatti qua, attenzione, questo è un taglio bellissimo che proprio dice di cogliere al volo le piccole cose, di cogliere al volo quello che può sembrarci magari un'ingenuità o una coincidenza, qualcosa che può restare solo agli inizi. Questo è proprio cogli l'occasione. C'è questa carta fresca di inizio, ma a volte anche di ingenuità, quindi anche le cose che non abbiamo programmato, se arrivano dei segnali, qualcosa di positivo, facciamone tesoro. È sicuramente un taglio che ci protegge da difficoltà, perché ci dice che insomma magari anche soltanto come primo piccolo inizio, però le cose iniziano ad andare nella direzione che volevamo. La vediamo adesso che cosa ci dice il nostro petit tableau. Quindi ora mi fermo un attimo, nel senso che non parlo, e contiamo. Ok, il resto del mazzo lo terremo per vedere poi la nostra stesa giorno per giorno. Ehi, chi sei? Beh, è la carta tematica del lavoro. Sappiamo che di lavoro parleremo, quindi va bene. Ok, taglio. Si ammazza. Alla faccia del taglio. Dunque, questo è proprio il completamento. È vero che è un taglio che se andiamo a prendere super super generale, la carta dell'amicizia, della fedeltà, c'è anche balzata fuori mentre mescolavamo, fedeltà. Quindi questa ci garantisce la fedeltà. O la coerenza, se non possiamo parlare di fedeltà, dipende dalle situazioni, la conclusione, l'andare in meta, no? Con tutti i nostri affetti, che sì, possono essere anche quelli proprio romantici, può essere il compagno di lunga data, ma soprattutto gli affetti, quelli che per noi rappresentano la stabilità. Stabilità nella stabilità,
Quindi abbiamo anche le spalle coperte per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Naturalmente, questa è anche la carta di arrivarci, no? Al traguardo, finalmente chiudere quelle situazioni che rimanevano un po' aperte o come abbiamo visto nel Grand Jeu, pertanto così aperte prima di andare in meta. Bisogna essere, crederci, essere coerenti e in meta si va. Naturalmente per l'indizio delle piccole cose da notare fa fede il taglio che abbiamo visto primo, no? Quello che abbiamo visto all'inizio della stesa. Vediamo un po' che cosa ci vogliono dire adesso. Eccovi qui. Beh, insomma, non è da poco come cosa. Non è da poco questo petit tableau, parla veramente a tante persone. Certo che qui bisogna fare un rush finale di energia, mettercela tutta e alla fine qui si va proprio in meta. C'è bisogno di fare appello a tutte, tutte le nostre energie, bisogna anche saper catalogare questi segnali che vediamo nell'universo, quindi se li vediamo, ma io penso che sarà una settimana densa di questi segnali, di queste sincronicità, soprattutto non solo perché ce l'ha detto il Grand Jeu, ma perché comunque abbiamo queste occasioni da cogliere, abbiamo queste, ce l'abbiamo proprio qui. Insomma, le cose da notare che ci possono aiutare per arrivare proprio in meta sono tante. Noterete subito che non è uscita la carta del cuore, non significa che non si parlerà d'amore, ma ne parleremo a livello più profondo, quindi l'amore dovrebbe sempre essere profondo, ma qui andremo proprio a parlare delle emozioni profonde, delle connessioni. Quindi poi, oltre alle manifestazioni esteriori, ci sono soprattutto queste cose qui. Quindi andiamo subito a considerare appunto la settimana, come dicevo, dove una grande energia ci deve spingere per fare l'ultimo pezzettino e dare proprio l'ultimo sprint. Siamo stanchi, cioè c'è anche una parte di noi che potrebbe sabotarci, nel senso dirci no, basta, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, l'ho fatto. Non cadete in questo errore, perché veramente bastano questi giorni e questa settimana che stiamo tenendo in considerazione per farci finalmente ottenere quello che vogliamo. Vediamo che ci sono tante cose da tenere presente. La prima tra tutte, la posizione in cui siamo, quindi c'è veramente da far tesoro di quello che abbiamo nella parte del passato e come vedete è subito qui poi la realizzazione. Dicevo, parleremo di emozioni anche a livello sentimentale, ma notiamo subito che la carta del consultante, quella che prendiamo noi in considerazione per tutti, quindi quella numero 29, non ha sotto niente perché ha sulla testa tante cose, tra l'altro due cose tra loro affini, che possono essere un proseguimento dell'altra. Quindi qui abbiamo messaggi che per adesso aspettano di essere scoperti o pubblicati, ma se andiamo a vedere per esempio a livello di accordi e di contratti, visto che abbiamo anche questa possibilità, questo può essere, non so, vi faccio un esempio, la casa si fa una proposta e poi arriva invece l'accordo, il rogito, eccetera. E in ogni caso abbiamo sulla testa un pensiero da meno a più, quindi siamo occupati nel portare a termine qualche cosa proprio anche in modo concreto. Può essere anche una proposta di lavoro da accettare, che, o meglio, una proposta di lavoro che diventa contratto, un esame di cui si aspettano i risultati e che poi vengono pubblicati, per adesso ancora no. Sono tutte quelle cose, può essere anche un messaggio che poi diventa un qualcosa di più corposo, perché il libro, certo, noi lo vediamo sempre, soprattutto con questa idea che tiene dentro di sé qualcosa che va scoperto o studiato, certo, però è, diciamo, gerarchicamente anche un po' di più della lettera. La lettera è la comunicazione, molto spesso il libro è il ratificare quello di cui si è discusso, no? È una settimana in cui noi inevitabilmente tendiamo e arriviamo anche
ad avere fortunatamente la realizzazione. Abbiamo proprio in questa incompleta stesa 9 che circonda la figura del consultante, abbiamo proprio come carta di testa, guarda caso, il quadrifoglio che è cogli l'occasione, guarda la coincidenza nascosta un po' nell'universo se andiamo a vedere, no? Ma la coincidenza che può essere anche rielaborata per portare all'equilibrio, quindi è molto importante. Se andiamo a vedere la diagonale, addirittura può essere una coincidenza di qualcosa che per noi al momento è sgradevole, quindi qualcosa che potremmo o non voler notare o giriamo la faccia dall'altra parte. Però se ci soffermiamo un attimo, non troppo perché bisogna coglierla al volo, magari proprio in quello che per noi può sembrare un'insidia scopriremo un segnale o qualcosa che ci aiuta ad arrivare facilmente in questo anello. Naturalmente l'anello è anche la carta delle relazioni, non è che possiamo estrapolare solo il significato di contratto di raggiungimento. E allora, se è carta delle relazioni, questa volta in questo petit tableau tutto quello che c'è come prima frase per chi vuole sapere dell'amore l'abbiamo qui. Ovviamente, come sapete, tutte le settimane escono cose diverse per l'amore, non sempre c'è un riferimento a determinate situazioni, c'è la settimana in cui esce di più per le persone single, la settimana in cui esce di più per chi magari ha una situazione complessa. Questo perché non è una stesa così a prescindere che deve dire tutto, esce spontaneamente quello che questa settimana più facilmente accadrà. Qui abbiamo una situazione, la principale per quanto riguarda i sentimenti, dove partiamo da una rottura, quindi qualcuno con cui non siamo più in rapporti, è il ritorno. Beh, così, diciamo che qui avremo o il ricomparire di questo soggetto, è appena riapparso, diciamo, nella nostra vita, o sta per, perché comunque è un lasso di tempo molto stretto. Questa persona con la quale la connessione c'è, però siamo separati da questa volpe, quindi qui sono tantissime le interpretazioni. O questa persona, pur avendo con voi una connessione fortissima, un motivo per cui c'è stato questo split ci sarà stato, quindi o nonostante la connessione, sta maschera non riusciamo proprio a tirarla giù, quindi è una persona che comunque non vi risulta di fiducia, siete presi ma c'è ancora qualcosa da mettere a posto, o siamo noi che fingiamo che non ce ne importi niente perché intanto prendiamo tempo, o è una persona che nonostante la sua passione è ancora impegnata. Qui ci stanno dentro tutte le situazioni che vi sto dicendo, non è che sto parlando tutte queste situazioni, tutte le persone che hanno questa situazione, sta di fatto che iniziamo la settimana dove tutti questi possibili impicci, dove tutte queste diffidenze, così sono tutte sul piatto per un motivo o per l'altro. Quello che sappiamo è che comunque si arriva a un accordo, potrebbe essere l'accordo del non farti più vedere, però siccome abbiamo la fortuna di poter usare il mirroring, beh, allora certo qui non ci fa gioco, ma vediamo che si va da rottura a consolidamento, quindi è molto facile che questa settimana le cose si mettano a posto per tutte quelle situazioni che hanno subito una battuta d'arresto più o meno violenta, quindi più dal ti tiro un servizio bello, speriamo che non sia successo a nessuno, a un elegante ti blocco. Io qua di elegante così non ci vedo niente, cioè per carità l'avrete fatto con tutta l'eleganza del mondo, ma quando c'è la falce è proprio l'azione della falce, non è che non si noti e dopo una settimana ti accorgi che ti ho bloccato. La falce è fuori dalla mia vita, nella migliore delle ipotesi. È qualcosa di improvviso, doloroso e insomma abbastanza immediato e forte. Ecco, non è non voglio più sentirti, restiamo amici, ne riparliamo, poi vediamo. No. E qua si arriva finalmente a un completamento, quindi tutte queste situazioni dovrebbero trovare la loro soluzione. Perché dico dovrebbero? Perché prima dobbiamo andare a vedere, possiamo anzi andare a vedere che cosa succede a questo soggettino qui.
Quindi, come sapete, qui questa volpe, adesso andremo a vedere anche per il lavoro, però insomma, è una carta che non sempre amiamo vedere quando si tratta di qualcuno che amiamo o che comunque almeno ci coinvolge sentimentalmente. Qui certo che insomma i giri da fare sono tanti e da quello che si vede con questa persona avete ragione ad avere torto, nel senso che vi ha mandato una comunicazione un po' nebulosa dopo un tradimento. Questa è la storia che spicca, no? In secondo ordine potrebbe essere qualcuno che ha cercato di contattarvi, magari anche non direttamente, dopo quello che voi ritenete essere stato un tradimento. Può non trattarsi di un tradimento con un'altra persona, può essere un tradimento degli accordi che c'erano tra di voi. Quindi magari ma sì, andremo avanti ugualmente anche con le difficoltà, poi a un certo punto vi viene a dire: grazie, non me la sento, sono più bello, e quindi c'è stata questa rottura. Qui c'è stato un tentativo di riavvicinamento molto, molto astuto, diciamo, che fa leva sulle vostre emozioni. Abbiamo comunque un messaggio che vi arriva con le nuvole, un messaggio, di qualcuno che vi sembra un po' insidioso, no? E che non avete ben chiaro esattamente se è da tenere in considerazione o no. Io che cosa posso dirvi? Posso dirvi semplicemente che questa persona effettivamente potrebbe aver approfittato di sapere che in quel momento vi siete un po' ammorbidite, aver saputo magari che è un buon momento per voi, o peggio, potrebbe aver saputo che è un momento troppo buono per voi e quindi sapere che rischia un po' di perdere l'entrata, e quindi sta tentando o ha appena tentato, inizierà a tentare all'inizio della settimana un tastare il terreno. Anche qui attenzione, perché c'è la forte possibilità che voi magari possiate accorgervi di questa cosa grazie a qualche sincronicità e avere un'idea più o meno corretta di quello che sta per succedere. È una persona di cui bisogna fidarsi. Allora, diciamo che è una persona che, come vediamo, ha spento la luce proprio quando tutto andava bene, ed è una persona che comunque arriva nell'ombra. Ve lo dicevo io che qui vi arriva qualcosa un po' di nebuloso. Potrebbe anche arrivarvi tramite qualcuno che cerca di tastare il terreno per riferire. Per questo dico, non è un ritornone di quelli in ginocchio da te. Però è un tentativo di rimettere a posto le cose. Vediamo che arriva nell'ombra. Allora, quello che mi fa ben sperare è che sulla sua stesa 9 passiamo da nuvole a luna. Quindi sicuramente questa persona cerca di tornare da voi in modo, diciamolo, sincero, in modo appassionato, senza questi veli. Quindi quello che mi viene da pensare è che siate voi a essere diffidenti. Ecco perché poi andiamo in soluzione. Quindi, riassumendo, tutte le situazioni che hanno subito una battuta d'arresto anche piuttosto forte, una litigata, un allontanamento, perché voi avete ritenuto che si sia discostato dalla coerenza che doveva esserci nel rapporto, vuoi con un tradimento vero e proprio, vuoi con un anche mettere in dubbio magari i sentimenti, o di colpo dire non mi interessa più avere una relazione, o hai capito male, insomma c'è stata una falciata e questa persona è uscita dalla vostra vita. Qui abbiamo dei rientri molto nebbiosi, molto nebulosi, ma molto forti di questa persona che vi lascia comunque perplessi inizialmente, ma molto presto vi farà capire che sta parlando appunto di cuore, sta parlando senza più filtri e vi proporrà comunque di rimettere in piedi la situazione. Queste sono, diciamo, le persone che a livello sentimentale sono più interessate al messaggio di questo petit tableau per quanto riguarda nei sentimenti che cosa succederà in questa settimana. Naturalmente anche le altre persone hanno diritto di sapere,
qui ci sono comunque, c'è un'intensificazione delle chiacchiere, ma nel senso c'è un maggior parlare chiaro dei propri sentimenti e quindi anche un miglioramento generale dei rapporti anche di coppie che pur non avendo magari problemi serissimi, però anche la mancanza di dialogo non è che sia da sottovalutare. E quindi se mancava proprio tanto così per dire sono completamente felice, questa è una settimana in cui certamente il dialogo, il chiarimento, ma senza drammi, quindi anche questo aiuta, perché non deve essere sempre per forza una tragedia chiarirsi, anzi direi che sono chiarimenti abbastanza sereni, no? Schiettissimi, schiettissimi, e difatti. Se c'era qualcosa che bloccava prima era proprio il fatto che ci fosse una maschera un po' per tutti, diciamo che in tutte le situazioni c'è un miglioramento della schiettezza, della possibilità di parlare, della possibilità di andare diritti al punto senza dover fare la circumnavigazione 20 volte. Non vi nascondo che al di là di tutte queste belle energie, voi siete voi in un'energia in cui potrebbe arrivarvi anche una tentazioncina. Alla quale poi vedrete voi se cedere o meno, non è che una cosa escluda l'altra, cioè si può chiarire col partner e intanto guarda un po' chi arriva. Sono cose, poi ognuno ha la propria storia e siamo tanti, però sto parlando proprio di storielle, di avventure. Ma non buttiamo via niente, nel senso che se in questo periodo voi va bene avere magari una storia solo allegra, di connessione temporanea, che vi risolleva, l'umore, vi fa sentire, di nuovo felici, no? Di interagire col prossimo, qui abbiamo proprio questa possibilità per tutti, quindi non soltanto per i single, perché l'universo non le fa queste categorie, arriva la possibilità di avere un'avventura, io ne vedo una, potrebbero essere anche più di una, con o una persona nuova ed è la mia prima scelta, oppure potrebbe essere qualcuno che già conoscete e che come voi ha voglia di divertirsi e quindi vi divertite insieme, quindi buon divertimento. Non va a cambiare il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Naturalmente, come dicevo, non è che queste cose sono solo per i single e come sempre sembra che i single queste stese le sottovaluti un pochino. In realtà il messaggio proprio della stesa 9, che è più generale, ma che non prescinde da tutte le altre indicazioni che abbiamo sulla vita sentimentale, ci parla anche di persone che pur partendo da una condizione di single, che non vuol dire solitudine, single vuol dire non avere un partner fisso, ma non vuol dire sentirsi soli, perché ci si può sentire soli anche con un partner, anzi a volte molto di più. Comunque qui abbiamo delle situazioni che magari appunto in altri momenti non avremmo considerato e che possono invece diventare molto interessanti, quindi non nuovi incontri. Ma alcuni, spero la maggior parte di voi, se questo vi rende felici, avranno, sempre per dei segnali o qualcosa che viene detto, avranno improvvisamente come un'illuminazione su qualcuno che già conoscete e che potrebbe improvvisamente suonarvi o apparirvi interessante come, appunto, come interesse sentimentale. Quindi anche qui sarà questo quadrifoglio un po', no, a decidere di che cosa stiamo parlando, quindi saprete, capirete magari per qualcosa che dice, per qualcosa che dite insieme o per qualcosa che fa. Non succederà a tutti, però sono buone probabilità che capiti alla maggior parte di voi. Quindi l'amore, come vedete, anche se non è uscita la carta tematica, con questa luna siamo riusciti a vedere tantissime cose. Naturalmente che spicca è proprio il lavoro. Il lavoro che, insomma, non dimentichiamo che andiamo in equilibrio perché concludiamo qualche cosa con un ultimo sprint, e il lavoro qua ci parla assolutamente di qualcosa che era rimasto nella nebbia, per cui arriva o una comunicazione o un contratto.
qui non c'è bisogno neanche di fare 45.000 giri, che alla fine insomma sono anche un po' staccanti, però vi dico anche che possono riprendere, un altro lungo giro lo devo fare per dirvi che non è soltanto qualcosa che è rimasto nella nebbia, ma anche situazioni con le quali si erano interrotti i rapporti e che riprendono, venite ricontattati, e quindi tutto quello che per voi è meta da raggiungere nel lavoro, da nebulosa diventa qualcosa di molto molto solido. Difatti questa settimana molte persone che stavano aspettando risposte avranno una risposta, attenzione, scritta, cioè poi magari vi chiameranno anche, o mi manderanno una mail, o ci sarà una telefonata, sì, però qui c'è già l'accordo, quindi riuscite in questa settimana anche a trovare il momento per incontrarsi e scrivere o firmare qualche cosa, per mettere nero su bianco delle condizioni che per ora erano rimaste ventilate, quindi chi lo sa. È una settimana in cui si concretizza nel vero senso della parola, non è bene, d'accordo, allora poi ci risentiamo fra un po', è vieni che firmiamo, o ti mando il documento da restituirmi firmato, o incontriamoci che mettiamo nero su bianco. Vale per tutti i tipi di lavoro, anche per chi sta aspettando che arrivi una chiamata per un lavoro nuovo, o per chi sta aspettando di iniziare a lavorare perché è la prima esperienza lavorativa. Questa stesa è talmente diretta sul lavoro che non fa tante differenze sul tipo di lavoro, no. L'unica cosa che vi segnala è di fare attenzione, come sempre, alle cose scritte piccoline, e vi dice di fare attenzione proprio perché è una settimana in cui si firma, ma che poi l'accordo sarà equilibrato, quindi anche così, volendo, non riusciamo a rovinare la festa. Quindi per il lavoro diciamo che il discorso è più breve ma molto più diretto. Qua non c'è possibilità di dire ma in questo caso però forse no, in questo caso però forse sì. L'ultimo sforzo che vi verrà richiesto sarà di o recarvi a firmare, e penso che ne sarete contenti, o di fare avere un ultimo confronto prima di siglare. E quindi attenzione, guardate che questa serpe qui non è niente di preoccupante, sono cose che sono risolvibili parlando, però fate attenzione perché di solito sono proprio le cose scritte in carattere 2, bianco su bianco, dove non si vedono se non col lumino, quindi occhio. Però ripeto, è segnalato ma non è un pericolo, è un invito a fare attenzione. So anch'io che non ce n'è bisogno, però qua esce e quindi ve lo devo dire. No, poi però l'accordo è equilibrato ed è qualcosa che richiederà appunto quest'ultimo sforzo, però non mi sembra che sia un grande sforzo da doversi tirare indietro. Lo è, beh, ne varrà la pena, credetemi che ne varrà anche la pena. Ci sono notizie anche abbastanza buone, direi, ma non poco, per quanto riguarda i soldi, soldi proprio contanti, nel senso che qui entra finalmente una somma di denaro che vi spettava, vi entra ciò che vi spetta, vi viene dato proprio la liquidità, entra nel casa, quindi nella vostra sfera, ciò che vi spetta. Certo, vuol dire che non vi entra di più, ma non credo che nessuno di voi pretenda di avere di più di quello che vi spetta. Invece è un'ottima notizia per chi teme di dover tirare un po' i remi in barca, cioè di doversi accontentare di meno di quello che spetta. Invece no, arriva e vi farà finalmente sentire così. Quindi, oh, si è concluso il tutto. Dovrete anche qui verosimilmente andare o a firmare o non perdervi raccomandate, mail, sms di servizio. Mi raccomando, state attenti a questi messaggi, poi non capita niente, nel caso si ricomincia, per quello che vi deve arrivare vi arriverà. Però chiaro che se voi state ben attenti, perché ok le sincronicità, ma sono anche le comunicazioni da cogliere al volo, quindi state un po' vigili, perché qui arrivano delle comunicazioni e prima le vedete e prima entrano i soldi, c'è poco da fare, no? Non è la settimana migliore, mannaggia,
guardando per la casa, vabbè, ma io tanto ormai, scusate, ogni tanto sono anche un po' egoista, ma io questo petit tableau lo leggo per tutti voi, ma mi ci metto dentro anch'io. Diciamo che potrebbero esserci ancora le ultime cose da fare per finalizzare un accordo, per togliervi i dubbi, per essere sicure che non ci siano insidie di alcun tipo, per stare tranquilli. Potrebbe essere questa l'unica cosa nella settimana che rimane un po' in sospeso, però le energie di fondo sono buone, quindi è soltanto, purtroppo non è che può andare sempre tutto liscio, una settimana in cui dovrete mettervi via l'ansia di poter dire oh, ho finito, e rimandarla secondo me alla settimana prossima, però insomma fa niente, no? Cioè fa niente, se parlo per me fa niente no, però se è per tutti sappiate che è una cosa comunque risolvibilissima, è solo che tutto si conclude, ma questa cosa forse rimane un piccolo particolare da, spero, sistemare la settimana dopo. Va bene, cioè l'unica cosa che mi interessa. Vabbè, fa niente. Allora, come vedete, abbiamo anche la carta degli studi, ma la carta non soltanto dello studio, ma di tutto ciò che va scoperto. Quindi noi, per antonomasia, questa è la carta tematica degli studi, quindi andiamo a vedere. E qui sono veramente belle cose. Ovviamente, di solito qua, viene segnalato scritto, orale, no? Qui abbiamo tutte e due le cose che ci portano un progresso, abbiamo sia le prove scritte che le prove orali, e che vanno finalmente sulla via della conclusione. Se andiamo a vedere le prove scritte, questa settimana dovrebbero proprio essere impegnative ma serene per tutti, e ci transitano proprio verso un qualche cosa, un allontanamento da un ciclo di studi a gonfie vele, quindi state tranquilli perché è vero che io sono fuori dal tunnel, però lo so che questa settimana ci sono gli iscritti della maturità, perché lo so, perché tanti ragazzi transitano in questa casa, e poi perché comunque cugini, parenti, amici, ok? Quindi allora c'è, finalmente si arriva alla conclusione. Parliamoci chiaro. Una volta passati questi scritti, poi l'orale, ma comunque vi dico già che si transita verso l'orale. Ho parlato di questi studenti, ci sono anche tutti gli altri, ovviamente, come per l'amore, quindi mi raccomando, continuate a essere carichi, perché per tutti gli altri esami, tutte le altre prove, possono anche essere prove di diverso tipo, non è che ci sono soltanto gli scritti o gli orali, ci sono anche prove pratiche, magari articolate su più giorni, insomma vale un po' veramente per tutti i tipi di studi, e qui andiamo a lisci anche in questo caso. Come vedete non è una settimana in cui viene segnalato nulla per quanto riguarda sentenze o cose, devo dire che a meno che non stiate aspettando una bella notizia, nel qual caso magari arriva ugualmente, ma non è il fiore all'occhiello di questa stesa. Per il resto niente nuove, buone nuove, nel senso che comunque sembra che qui le belle notizie arrivino da tutti gli altri settori. Vi volevo anche segnalare che sempre parlando avrete la possibilità di chiarire con una persona a voi molto cara, molto, molto legata, può essere un amico, può essere un parente, può essere tutte e due le cose insieme, può essere anche un ex con cui siete rimasti in buoni rapporti. Dopo un po' di fatica, quindi dovete fare l'ultimo sforzo, qui salterà fuori che effettivamente qui si mantiene l'affetto e la connessione tra voi, quindi sarà una settimana anche in cui vi porterete a casa un bel risultato, perché rimetterete a posto un'amicizia. Bene, allora questo era quello che ci diceva il petit tableau, quindi adesso è arrivato il momento di sparecchiare, come sempre. Vediamo se riesco a fare questo video senza interruzione, magia sarebbe, ce l'ho fatta, anche senza magia vedete che si può. Ehi là, topi malefici, li ho visti, via, volevano farsi una passeggiata, volevano la pausa tra una parte del video e l'altra, quindi andiamo a vedere questa settimana come sarà dal 19 al 25 giugno. Allora, abbiamo molte scelte da compiere, molte decisioni da prendere. C'è
segnalato un tormento per le situazioni in sospeso, non solo in sospeso, ma che più e più volte ci hanno portato a sperare, a credere che tutto fosse finito e invece siamo ancora in indecisione. Oh, ma manco con sto taglio riusciamo a toglierci dall'energia, però ricordiamoci che era un'energia ugualmente di conclusione, quindi allora questa è l'ultima carta, la mettiamo qua per ricordarci. Che dobbiamo cercare di riequilibrare quell'energia e intanto facciamo la nostra stesa. Momento della verità. Oh yes, ce l'ho fatta. Bene, domenica, ogni volta voi scherzate, ma per me che mi rimanga la carta appiccicata, l'altra doppia. Ogni volta una conquista. Allora, partiamo da lunedì, vediamo se ci dicono altre cose, tenendo ben presente quali sono le energie di base che abbiamo qui, però vediamo cosa ci dicono per il lunedì. Chi è che arriva qua? Iniziamo subito con la bomba del lunedì. Qui abbiamo qualche cosa di bello, di certo, che ci fa piacere, per cui ci arriva una nuova comunicazione. Lunedì c'è veramente di tutto e di più. È il giorno delle comunicazioni, ci sarebbe da fare giornata internazionale delle comunicazioni, partendo da qualcosa di solido, di ben radicato, che noi abbiamo dentro di noi come speranza, ma anche su cui stiamo, ricordando le cose belle, qualcosa che si è sedimentato dentro di noi, quindi potrebbe certo essere una persona che ci porta una nuova comunicazione, assolutamente sì, ma può essere anche questa attesa per un lavoro che ci piace tanto, sul quale stiamo sognando, no? Può essere l'affare che ci dà la stabilità, per cui arrivano delle nuove comunicazioni, tutto. Veramente questa è una stesa che ha il cuore disteso al cavaliere, quindi ci arrivano comunicazioni di ogni tipo e sappiamo che sono comunicazioni che dopo magari anche una pausa, anche se positiva, ci danno una nuova ventata di novità. Quindi questo già potremmo archiviarlo, non lo faccio perché mancano ancora 6 giorni. Però questa, quando capita lunedì, non ci dice solo che tutte le comunicazioni ci arrivano a lunedì, poi da martedì a domenica il vuoto cosmico, ma ci dice anche che, essendo la prima stesa, è un po' il clima di tutta la settimana. Quindi arrivano comunicazioni, arrivano conferme, arrivano nuovi inizi per qualcosa che per noi è importante, ma che è rimasto un po' posteggiato magari nel nostro passato. Io odio queste cose perché poi dobbiamo tenerci topi, croci e falci verso la fine. Allora, primo, una persona che si fa avanti, ma di cui dubitate perché ha l'aria un po' troppo farfallona, no? Però qui abbiamo un invito o una proposta o qualcuno che arriva facendo un po' il Technicolor, no? Ehi, eccomi qua, cane, stelle, bouquet, pah, no? Può essere anche un invito particolarmente importante. Abbiamo questi pesci, quindi insomma comunque se è un invito, è un invito che non è solo personale ma che è stato diramato in giro. Qui c'è un po' da parte vostra il dubbio se accettare o meno. Se si tratta invece di una persona che fa un invito personale, il dubbio è riferito al fatto che vi sembra qualcuno di un po' troppo disinvolto e poco concentrato solo su di voi. Quindi avete il dubbio che sia magari qualcuno che si dedica a dare questi inviti come assolutamente personale a più persone, no? Quindi può essere un dubbio sulla sua attendibilità in fatto di fedeltà o appunto di attenzione a una persona sola. Naturalmente qui c'è anche un'offerta di soldi che però vi potrebbe sembrare troppo chiara o troppo superficiale per come viene enunciata. Tipo, va bene, allora mettiamoci d'accordo, ti do quello che vuoi. No, mi dai quello, ci mettiamo d'accordo. Cioè, è proprio le stelle con le nuvole, no? Tutto questo sarà tuo, però se in mezzo c'è la nebbia non sappiamo cos'è tutto questo. Quindi sarà qualcosa che alla fine
porta, sì, soldi, ma su cui bisognerà assolutamente poi fare chiarezza, come del resto l'abbiamo visto, è un po' lo spirito di questa settimana. Può essere anche, e poi basta sto martedì, se no mercoledì siete già stanchissimi, può essere anche un amico che vi fa un invito, ma perché c'è dietro qualcun altro, quindi o lo fa perché qualcun altro vi vuole conoscere o perché è quel qualcun altro che abbiamo visto nel petit tableau che vi vuole ritrovare, alla fine salterà fuori, però per adesso è solo l'invito, quindi giudicherete voi stessi se sarà il caso di accettarlo o meno. Vediamo, mercoledì, ecco, sapevo che teniamo tutti qua. Io questa la prenderei proprio per quello che è. Quindi, due cose possono essere: o una lite in famiglia in cui c'è stato un blocco che poi si risolve, diciamo che la lite si risolve parlando, quindi questo mercoledì si parla con la persona con cui c'è stato il blocco e si arriva a un accomodamento, quindi non è che tornate a tarallucce vino. Quindi questa è la prima cosa, però comunque intanto è un bel risultato perché è una persona in meno con cui essere arrabbiati, altrimenti che è ancora invece meglio secondo me se si tratta di problemi di casa per cui c'è stato un blocco, qui si risolve la questione e si arriva ad un accordo. Quindi per esempio compravendita, si arriva alla trattativa, mannaggia, non si può perché... non mi avevano detto che c'erano dei vincoli sulla casa, cioè non bazzeccole, c'era proprio arenata quella cosa. Bene, qui ci sarà o una comunicazione o una conversazione o la comunicazione proprio di una notizia in merito e qui si può fare l'accordo, ok? Quindi sono due cose molto diverse, però lo sapete, io per quello chiedo sempre quando mi chiedete una consulenza di spiegare bene la situazione, perché sono carte molto versatili, figuriamoci qui dove parlo a tante persone senza una domanda specifica. Eccoli qua, sti topi, volevate uscire. Ma come siete arrabbiati qua? Mamma, continuate a pensare a qualcosa, però attenzione che questo qui è un messaggio soprattutto per quanto riguarda, secondo me, le finanze. Qui non riuscite a perdonarvi o l'ingenuità di esservi fatti fregare anche dei soldi o di esservi fatti proprio ingannare, ci pensate, ci pensate, ci pensate, ci pensate da non so quanto. Poi per una, ecco, guardate giovedì, state attenti, per una delle sincronicità di cui abbiamo detto qui, guardate le finanze come diventano importanti. Oggi è la giornata in cui, ricordate quando abbiamo detto prima, anche per i soldi, per questioni irrisolte che hanno bisogno di essere risolte. Qui, se pensate meno e state più aperti alle situazioni come vi arrivano, qua c'è veramente la possibilità di capire come risolvere una situazione finanziaria e quindi avere ciò che vi spetta, grazie a uno di questi segnali. Poi, sia detto, non si vive solo di questi segnali, può essere anche, io sono più pratica, può essere anche che vi venga in mente qualcuno che vi possa aiutare, a cui non avevate pensato perché tutti presi a rimuginare sulla rabbia che avete accumulato, no? Invece così, se ci pensate un po' meno a questa, quella che ritenete essere stato proprio una sottrazione di qualcosa di vostro, qua trovate qualcuno che vi può aiutare. Questo qualcuno può essere anche quest'orso, perché sapete che nelle stese poi cambiano anche ruolo, no? Quindi secondo me è un recupero di qualcosa di finanziario, però se andiamo a vedere il mirroring può essere qualcuno di più grande di voi, qualcuno di vostro superiore, può essere anche un genitore, qualcuno che può aiutarvi in un modo in cui non avevate assolutamente pensato. Quindi è sì anche, se vogliamo, una stesa di crescita personale, perché discostandovi dal mentale un po' tossico in cui siete caduti, per ovvi motivi, vi si apre un po' questa ricettività e quindi capite come potete fare. Però qui c'è qualcuno che vi aiuta anche, ed è qualcosa che riguarda, adesso io dico furto, però insomma,
sottrarvi quello che vi spetta. Siete molto pensierosi su questo. Forza adesso che mancano solo la croce e la falce, appunto. Eccola qua. Oh, visto che qui c'è la ripresa di una frequentazione dopo che è stato scoperto. Allora, no. Dunque, qui c'è rinnovamento, c'è una carta di rielaborazione, di ripresa, ma ripresa facendo tesoro degli errori passati. Quindi qua due cose vi possono succedere, anche entrambe. Qui abbiamo lo smascheramento di un barra una fedifrago barra fedifraga. Io non posso, parlando, mettere la chiocciola, però insomma si è intesi in questo modo. Dopo questa rottura, che non è né più né meno che quella che avevamo visto nel Petit Tableau, qui abbiamo come carta fondamentale la cicogna, quindi viene ripresa in mano la situazione e quindi la persona con la quale c'è stata la rottura riprende un tentativo di frequentazione. Da così a così, quindi non è che vi arriva un mistico o un santo, no? Arriva qualcuno che proprio da volpe, fedifrago o impegnato o impegnata o bugiardo, arriva a frequentarvi, quindi chiede nuovamente di entrare a far parte della vostra vita. Giardino non è una carta proprio tipicamente monogama, ecco, però è un miglioramento rispetto a questa volpe. Se invece, come è lecito fare anche, questa carta è la carta del lavoro, stiamo parlando di un lavoro terminato anche neanche tanto male, questo giorno di venerdì abbiamo proprio una situazione che si rifluidifica, che si rigenera, quindi questo è essere di nuovo contattati da chi evidentemente vi è estromesso, o magari da chi ha preso il posto di chi vi è estromesso, e qui c'è una buona notizia, una nuova proposta di collaborazione. Beh, insomma, venerdì abbiamo archiviato anche la falce, andiamo a vedere cosa abbiamo qui, perché beh, la chiave, insomma. Manca una croce all'appello, non è che manca la bara, mannaggia. Allora, attenzione, questo sabato tutte le persone che hanno trovato, guardate che spettacolo, no? Una situazione che si è risolta, che si è riequilibrata, che ha dato il meglio di sé e che può ancora dare il meglio di sé, perché questi sono sole con l'albero, non è aria fritta e in cuor disteso abbiamo la chiave. Qui sta completando quella frase che ho detto prima, non siete tenuti a ricordarvela, è già molto che me la ricordi io, dove dicevo che quell'anello, per tutte le situazioni che erano in sospeso, voleva dire che si concludeva felicemente questo, no? Si rifà vivo qualcuno, rimettete in gioco una situazione, riuscite comunque sulla base di quello che vi si presenta a chiudere il cerchio. Qua ci sta dicendo molto bene, felicissime per tutti quelli che riescono a rimettere in equilibrio la storia. Ricordiamoci però che per molti, soprattutto in questa giornata di sabato, l'equilibrio sarà chiudere serenamente, pacificamente e soprattutto per il vostro bene una situazione. Quindi queste sono le classiche restiamo amici. Poi, di quello che c'è dentro in questa frase restiamo amici, io vi auguro che valga per tutti. In alcuni casi è un modo di dire, perché poi la cosa migliore per alcuni è perdersi di vista per non stare male. Però qua significa che tutto quello che si può fare anche per chiudere alcune relazioni sarà fatto, e sarà fatto nel migliore dei modi, quindi quello meno cruento. Quindi non sono chiusure perché non potete sperare in qualcosa di meglio, sarà una vostra decisione di chiuderla per il meglio di tutti quanti. Era giusto quel pezzettino mancante che restava aperto nel Petit Tableau. Quindi tutto sommato ci resta solo la croce. Io faccio la conta perché a me dispiace, poi ma prima o poi devono uscire tutti. Uff. Eccola lì. Allora, beh, tutto sommato, visto che è uscita, poteva succedere di peggio. Voi sapete cosa sto per dire, vero? Sì, e vi state anche sfregando le mani come le mosche. Si
situazione di crisi che si chiarifica, situazioni di crisi, di allontanamento, di segreto, di buio, quindi situazioni sopite da mo, che grazie all'amore cosa fanno? Tornano chiare, quindi è un ritorno? Beh, no, cioè sì, è la chiarificazione di una situazione pesante, la chiarificazione di una situazione in crisi, la fine di una crisi, ma anche riapparire in modo limpido di qualcosa o di qualcuno che vi ha fatto tanto soffrire, carta in cuor distesa al cuore, quindi stiamo per forza parlando di amore, qualcuno che magari è rimasto lontano da voi molto tempo perché è in crisi, che torna per chiarire. Qui non possiamo fare altre interpretazioni, mi dispiace, cioè sono contentissima per questa cosa, però è talmente chiara, talmente forte che si rivolge a tutti coloro che tra voi non hanno perso la speranza di veder riapparire la persona amata nonostante ormai l'oblio sia calato da tanto tempo. Qui ci dice che è stato un allontanamento dovuto proprio a crisi e meditazione e rimuginare sulla situazione, quindi certamente chi torna dopo due carte così verso i gigli torna perché ha riflettuto e ha le idee chiare ed è convinto di quello che fa. Per cui, se, visto che comunque il ritorno è un argomento, se esce così, ben contenta, perché questo è inequivocabile, ok? Bene, allora, abbiamo chiuso con l'argomento classicone, quindi cosa vogliamo di più? È una settimana di grandi risultati, quindi mi raccomando, manca solo un piccolo sforzo e sono sicura che tutti ce la faremo. Quindi con questo la lettura termina, quindi questa settimana da 19 a 25 di giugno. Se vi è servita, vi è piaciuto, mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi al canale perché fate crescere il canale, quindi io sono contentissima. Come sempre io vi ringrazio, vi auguro una splendida settimana e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao.